Nel video articolo di oggi parliamo di affondi e in particolare di due tipologie di sovraccarichi. Meglio gli affondi con manubri o con bilanciere? Quali sono i pregi e i difetti dell'uno e degli altri? Scopriamolo insieme! Innanzitutto è importante fare una piccola premessa. Per quanto riguarda l'utilizzo dei manubri o del bilanciere, tanto farà anche quanto è affollata la sala attrezzi. Infatti, da un punto di vista logistico, meglio utilizzare i manubri se la sala attrezzi è molto affollata piuttosto del bilanciere. Questo perché la sicurezza sarà preservata con i manubri per il fatto che il bilanciere sarà molto più ingombrante durante l'esecuzione dell'esercizio. Date quindi priorità alla sicurezza in sala pesi. Detto ciò, vediamo quali sono i pregi e i difetti dell'esecuzione con manubri. Se impugniamo i manubri e eseguiamo una ripetizione di affondo, possiamo inizialmente dire che l'esecuzione con manubri attiva maggiormente il muscolo trapezio superiore, muscolo la cui attivazione deve essere limitata nel caso il soggetto avesse dolori cervicali cronici dovuti appunto a contrattura di questo muscolo o in caso il soggetto abbia una depressione del cingolo scapolare. Per tutti questi casi optate per l'esercizio con bilanciere. Inoltre l'esercizio con manubri, specie durante l'affondo in camminata, espone al rischio slancio, ossia muovendo a pendolo i manubri durante l'esecuzione, grazie all'inerzia si rischia di vincere la resistenza non per un'attivazione muscolare ma appunto per l'inerzia stessa. In ultimo, ma non di minore importanza, il mantenimento dei manubri paralleli al tronco espone anche qui il rischio per gravità di portare le spalle in anteposizione. Di tutti i soggetti che hanno questo tipo di alterazioni posturali, questa variante va evitata o va comunque corretto il movimento per riattivare i muscoli adduttori delle scapole e ritornare in allineamento corretto. Un accorgimento utile in questo senso è portare i manubri perpendicolari al tronco con una extra rotazione dell'omero. Questo atteggiamento durante l'esercizio favorirà l'attivazione degli extrarotatori e degli adduttori delle scapole e in questo modo verrà preservato un ottimo allineamento posturale. Arriviamo quindi a delle considerazioni per quanto riguarda l'esercizio affondi con bilanciere. L'esercizio, dal punto di vista dell'esecuzione, è il medesimo. Ciò che cambia è appunto il sovraccarico. In questo senso, l'esercizio con bilanciere deve essere eseguito con un posizionamento ottimale del bilanciere stesso a livello della spina della scapola e non a livello del rachide cervicale. Anche qui, come nello squat, i gomiti vanno tenuti sotto i polsi per preservare un ottimale allineamento e una buona stabilità di tutto il tronco. Sicuramente l'esercizio con bilanciere è da preferire nei soggetti cifoti che non riescono a mantenere il corretto allineamento scapolare durante l'esecuzione con manubri. È anche un esercizio che attiva molto di meno il trapezio superiore e potrebbe essere una variante da utilizzare in tutti i soggetti con dolori cervicali cronici. È importante sottolineare però che, oltre alla questione logistica, per eseguire nella maniera corretta l'esecuzione con bilanciere, la persona necessita di una buona mobilità in extra rotazione dell'omero. In caso la persona non abbia questa mobilità in extra rotazione dell'omero, potranno vedersi dei compensi come l'estensione di spalla con il gomito che spinge all'indietro per ridurre i gradi di extra rotazione, oppure un'estensione anomala del rachide lombare. Per questo fate attenzione: se il soggetto non ha una buona mobilità, l'esecuzione da preferire è quella con manubri. In conclusione dell'articolo, che cosa possiamo dire? Abbiamo visto che c'è differenza tra l'esecuzione di affondi con manubri e con bilanciere. La cosa fondamentale è sempre personalizzare. Scegliete la variante giusta con il sovraccarico giusto a seconda delle problematiche del soggetto, a seconda delle esigenze didattiche e del contesto di allenamento.